Eh sì, ci ritroviamo qua. Benvenuti, benvenuti amici con questo episodio. Voi direte perché questo c'è una benda? Cosa sta succedendo? Niente di eccezionale, volevo farvi vedere un giochino uscito nel 2020 da parte di Sega. Sega è una software house che conosciamo tutti, madre di Sonic, ma anche della serie Yakuza, di cui io rappresento uno dei personaggi. Adesso vi spiego perché. Perché nel 2020 per un pesce d'aprile, intanto che parlo lo avvio. Sega ha forse diciamo commissionato a uno studio che si chiama Empty Clips. Non mi sono informato prima perché volevo vedere se effettivamente l'avesse sviluppato Sega o no. Ecco, dovrebbe essere apparso un mashup tra Street of Rage, esatto, Empty Clips, un mashup tra Street of Rage e Yakuza, conosciuto come in Giappone come Ryuga Gotoku, ovvero Like a Dragons. Infatti il settimo capitolo e l'ottavo prendono il nome di Like a Dragon, no? Questo è un cosplay che ho portato a Lucca, mi hanno fermato un sacco di fan di Yakuza, spero che si senta tutto bene. Voi avete letto, state leggendo la storia, vabbè, già la so, lui è Nishikiyama, che è diciamo l'amico fraterno di Kazuma Kiryu, nonché, scusate il piccolo spoiler, diciamo l'antagonista del primo Yakuza. Quindi cos'è questo mashup? Come potete vedere ci sono le grafiche di Street of Rage 2 con una musica che ricorda un po' alla Yuzo Koshiro, magari, che era proprio un gran tiro, che è un grande compositore di videogames. Io adesso non so se riesco a giocare direttamente dalla finestra, voi come la vedete? Voglio vedere se è tutto a posto. Ah, vi si è bloccato il gioco? Perfetto. No, è giusto così. Engoro Magica. Praticamente questo è un. Accedo un attimo alla mia live. Io non so cosa vedete. Perché dura veramente poco, eh. Quindi. E anche per far vedere la nuova interfaccia, aspetta, provo a premere, no, mi si è impallato. Ok, voi lo vedete? Ogni volta devo. A parte che c'ho un occhio solo, non vedo un cazzo. Perfetto, 2020 Sega, ovviamente. Come posso dire, prodotto da Sega, supervisionato da Sega, ma sviluppato da questo piccolo studio. Quindi andiamolo a giocare, veramente bravo. Perché benda no, no, perché adesso lo vedrai. Adesso ho risistemato temporaneamente la chat e cose. Ci sono le nuove notifiche che ho fatto delle GIF impixelate. Va bene. Adesso andiamo a vedere. Ho male all'occhio. Adesso ti faccio vedere. Adesso me la tolgo perché è ingiocabile. Se no, voglio vedere un attimo se in differita funziona. Se il cursore lo vedete. No, perfetto. One player. Volevo giocare col joypad del Mega Drive per coerenza, visto che vedete anche i menu di Street of Rage 2/3. E prendiamo appunto Majima. Allora, ci sono Kiryu, Majima e Ichiban, il terzo personaggio sbloccabile. Io prendo Majima per coerenza. Ovviamente non ho fatto un cosplay coerente come quando l'ho usato veramente. Vi risparmio il torso nudo, visto per la decenza. Si sente tutto bene, no, Spad? E quindi niente, ho voluto fare sta goliardata, visto che il costume ce l'avevo, non ho messo i guanti, se no sarebbe stato ingiocabile. Però cosa cambia? Gli sprite sono 2D, siamo a Kabuki Cho, chiamato nel gioco Kamuro Cho, però essendo un gioco molto semplice, tutti e tre i protagonisti hanno le mosse di Axel, che è il protagonista di Street of Rage. Vedi, anche il doppiaggio con il Grand Upper, no? Che si fa avanti avanti colpo. I tasti sono i soliti: colpo, salto e mossa speciale. Che tipo, sì, faccio avanti, mossa speciale, fa questo, altrimenti fa il classico pugno di fuoco, che in questo caso è viola perché siamo Majima, chiaramente. Adesso voglio fare tutto il gameplay con un occhio solo. Bellissima l'accortezza degli sprite, che di solito sono specchiati. Invece, se noi ci giriamo, si vede la benda, no? Come se io mi girassi così. L'ho messa nell'occhio giusto, sì. Invece, come ben sapete, tutti nei giochi 2D, tipo anche su Street Fighter, se Sagat si gira, c'ha la benda nello stesso occhio, in teoria, no? Non sto vedendo la chat, però adesso un attimo.
Questo è veramente, capito, una specie di giochino veramente semplice. Infatti sarebbe stata bella una versione completa con ognuno proprio il moveset, ma ti dico, mi sa che era uscito nel 2020 per un pesce d'aprile. C'è ancora il trucchetto di Street of Rage che tu hitstunni il tizio, vedi? Senza proseguire la combo, perché altrimenti se noi facciamo la combo completa, tanto abbiamo visto Poppo che era un combini classico di Yakuza. Esatto, se noi facciamo la combo completa andiamo a capire qua. Voglio vedere se la chat funziona. Gestione streaming. Fai. Eh sì, speriamo. Qua ci dovrebbe essere il classico polletto. Invece è stato tutto reskinnato con lo Stamina X, vedi? Ovviamente ci sono tutte le location di Yakuza fatte però con la grafica alla Street of Rage. Ecco, siamo coerenti perché Majima ha il coltello. Ovviamente anche gli sprite avversari sono tutti di Yakuza. Il gioco ve dura veramente poco, eh. Dura 3 livelli, siamo già a buon punto, già. Perché tutti i livelli sono in verità uguali di difficoltà crescente. Questi sono sprite che nel gioco originale puoi incontrare. Perché qua siamo, io ho capito. Ecco, la mazza, un'altra arma tipica di Yakuza, nonché di Goro Majima, infatti. Che a Lucca me l'hanno sequestrata. Ma io volevo solo fare una goliardata, mica volevo fare chissà cosa. No. Quindi diciamo, abbiamo questa, avanti avanti il Grand Up, vabbè la Stamina X non la prendiamo. Qua c'è il classico posto dove Kiryu va a giocare a baseball. Aia, oh. Voglio riuscire a intercettarlo. Ecco, a posto. Ci vediamo dopo, sì, ci vediamo dopo. Tanto io ho voluto fare questo episodio, approfitto anche per vedere se la nuova interfaccia funzionava, anche se la chat l'ho messa un po' a caso, ma va bene lo stesso, tanto dura veramente poco, però per quando continuiamo la serie di Resident Evil, rimetto tutto com'era, ho creato un setup momentaneo. Comunque vedo molto, guarda, le location sono quelle, questo è il classico negozietto, no? Dove si va a mangiare, ma non mi ricordo qual era questo. È veramente una bella chicchetta. Sì, ma questo non è uscito solo. Non è uscito solo Street of Kamuro, cioè. Sono usciti anche tipo un prototipo mai rilasciato di Golden Axe, che adesso mi sfugge il nome, mi sa che si chiama proprio Golden Axe 3D Prototype Cancelled. E tutti su Steam, io questo lo volevo portare appunto perché volevo mixare sta goliardata del pseudo cosplay e testare la nuova interfaccia se in caso qualcuno. Ecco, usiamo il trucchetto, vedi? Lo hitstanno costantemente. Poi qua è più facile farlo, nel gioco vero non mi riesce mai. A posto. E andiamo da Bacchus, che è un locale dove Kiryu va sempre a bere. Era meglio che prendevo. Ah, la vita me la ridanno qui. Però sì, ti ho detto, è solo quasi da vedere che da giocare, perché lui ha le stesse mosse. Tutti e tre i personaggi hanno le stesse mosse di Axel. Infatti, come ripeto, per chi magari è arrivato adesso, ha gli stessi effetti sonori, tipo questa è la voce di Axel che fa Grand Upper, no? Abbiamo anche conquistato una vita nel frattempo. Io non ci vedo niente, già lo dico. Mi perdo la profondità, infatti quando Lucca la tenevo sopra, poi quando mi chiedevano la foto la toglievo. Forse uno dei cosplay più carini che ho fatto, eh. Io non sono un modello, però almeno. Questo mi ricordo mi hanno fermato abbastanza, ma pochi ma buoni appassionati di Yakuza. Anche delle ragazze giovanissime, io volevo dire, ma come conosci Yakuza? Vabbè, ma magari c'avevano, non lo so.
Ecco, uso un po' di mosse perché tanto se no non moriamo mai, forse. Spero si veda tutto bene. Vabbè, c'avevo anche la collanina. Vabbè, guarda che Luca è veramente figo, me l'ho divertito parecchio. Oggi ho fatto una roba così molto semplificata, cioè non c'ho manco i pantaloni giusti, ho messo delle neri comunque, ma non erano quelli. Ecco, qua c'è Nikishiyama che fa le veci del canguro, di quello del domatore di canguro. Però c'è Koji Shin, lo sai che non me lo ricordo chi è? Non me lo ricordo assolutamente. Poi il livello finisce qua, nel retro, dove c'è Nishikiyama. Stavo cercando dei video prima, ho trovato che qualcuno l'ha moddato, chiaramente ha fatto altri personaggi, fatto bene. Però, beh, non mi interessa sinceramente, nel senso, questo... Ah no, ho sprecato il medikit, era solo una chicchetta così. Aia, no, potevo farlo no death, attenzione. Vabbè, ma è giusto, divertiamoci, è stato il memento. Vabbè. Esatto, Nishikiyama con questa miss, diciamo, è... Oh, mi sta facendo presa la manetta, eh. Oh, perfetto. Qua dice round 1 clear, ma in verità io ho visto un walkthrough completo. Si ripete fino a 3 volte, ma io staccherei qua, giusto per farvelo vedere, funziona tutto. Perché non c'è assolutamente niente di nuovo, cioè il livello è praticamente lo stesso. Forse di una difficoltà più elevata, non lo so. Forse in base a quante volte lo finisci. Non lo so, vabbè, possiamo provare, dai, tanto che ci costa. Fin dove arriviamo? Adesso dovrei prendere... Che mi sta gustando, ormai lo voglio finire. Può giocare anche in due, per carità, con personaggi praticamente uguali, con lo stesso moveset, ma di estetica diversa. Non mi ricordo se ci sono altre curiosità, no, perché l'ho detto tutto all'inizio, ma tanto c'è poco da dire. Sprite eccezionali. Chissà che musiche sono, sono quelle del gioco di Yakuza un po' fatte a chiptune, non lo so. Questa sarebbe, sarei curioso. Comunque dopo mi devo ricordare che prima di uscire devo tagliarmi il pizzetto che non mi piace bene, giusto per fare Goro Magia. Oh, allora, eh. Quanto è bello il suono proprio da Mega Drive, sentite, della mazza, proprio sordo.
Ho recuperato una vita adesso, proprio l'ho chiamata proprio. Non si può entrare nei luoghi, no, perché tanto ho già visto lui. No, prima mi sono visto il walkthrough perché ci avevo già giocato, se no non avrei sbloccato Majima. Mi pare, oppure è già sbloccato di default, non lo so. Facciamo una speedrun. Sembrano belli dei remix di Yuzo Koshiro, dei temi di Yakuza. Yuzo Koshiro è il compositore anche di Street of Rage e di molti giochi per Mega Drive, come anche Shinobi, una delle soundtrack più famose sue, appunto quella penso di Shinobi e di Street of Rage. Poi perché ho scoperto ultimamente da una canzone a lui dedicata che... Oh, che mosse fa? È impazzito. Ah, forse il livello di difficoltà è aumentato notevolmente. Io basta che lo intercetto una volta per... lo voglio hitstannare. Perché mi sa che è forte, eh. Quindi meglio usare sto trick, sennò chi lo ripigliava più? L'Aukalong c'era, sì, quando vai dalla triade, perché avevano rapito la ragazza, non mi, oddio, non mi ricordo nulla, però comunque sì, un personaggio del primo Yakuza. Poi i personaggi sono sempre ricorrenti, per esempio Majima a me piace molto perché, vabbè, io ho fatto perché... fatto lui anziché Kiryu perché boh, era più facile per me farlo come cosplay intendo, e poi il background, il suo background, quello che si scopre nello Zero è molto figo alla fine. Lui è un pazzoide ma c'ha un suo background bello, bello peso, come si dice, bello triste, mi piace, nel senso ha sofferto parecchio. Anche la storia di come ha perso l'occhio, insomma, giustamente la gente non è che diventa un po' matta per niente, se un personaggio è scritto bene. Aia. Comunque, ridendo scherzando, volevo fare un episodio corto, invece se stoppavo mai ho cominciato, ormai lo facciamo tutti e tre o finché non moriamo, quindi... Purtroppo non c'è su Street of Rage, visto che praticamente è quello, non c'è il doppio tocco per camminare, per correre. Koji Shindo non sembra mutato di livello di difficoltà. Scusate, visto che ormai avete capito. Tolgo. Oh, finalmente ho la profondità. Oh, ma cavolo, è bellissimo questo gioco adesso con due occhi.
Aia, questa stavolta mi fregano. Minuti, mamma mia, non lo guarderà nessuno in differita. Ovviamente potete recuperare tutti gli episodi in differita. Ai ai ai, però lì c'è la vita se non sbaglio. Dimmi che non mi ha killato. Ho ripreso la vita, perfetto. Madonna, quanto toglie. Hai visto che non si stanna lui? Orca fischias. Bello il riflesso di questa insegna in pixel art. Vabbè, anche il riflesso di loro c'è. Sì, perché non è proprio 2D vero, chiaramente fatto con un engine moderno. Porca miseria. E così via. Volete vederlo round 3? Ma sì, dai. A sto punto non ha più senso. No, sono aumentati anche i nemici. Tanto con tre occhi non mi fa paura niente. Sì, con tre occhi, con due occhi. C'è Poppo. Sai, io ci sono stato in Giappone, ma non mi ricordo se Poppo. No, Poppo mi sa è tipico di Yakuza e basta. Non ci sono combini veri. Quelli veri, vabbè, 7-Eleven in classe. Quasi che mi tolgo anche la giacca perché comincio a sudare. Cioè, sudare no, però. Poi in una via ci hanno fatto uno stage che praticamente ci sono tutte le vie di Yakuza, ci sono tutte le cose più tipiche. C'è il Serena, adesso l'ho visto, il Serena, no? C'è un sacco di reference. Go, go, go! Non c'è la mitica canzone Go Straight. Aspetta, è successo qualcosa? Ah, ok. Di solito i miei amici a volte mi avvertono se invece no. Però posso dire che sono l'unica persona in tutto Twitch a giocare in questo momento a Street of Kamuro Cho. Comunque sono molto contento che faranno un nuovo Street of Rage e un nuovo Golden Axe. Chissà se questo prototipo che hanno rilasciato, che vi raccontavo prima, di Golden Axe, che poi fa schifo e non era tanto bello, mi ricordo. E adesso l'hanno migliorato ed è quello che uscirà, perché sono stati annunciati un sacco di giochi Sega, un sacco di continui di giochi Sega, appunto Jet Set, che è uno dei miei preferiti, insomma. Sì, Golden Axe, certo, in 3D stavolta. Cioè no, sì, stavolta no, perché c'è stato anche Beast Rider che non è che è stato il top, come ricordiamo su PS3. Dai, dai. Quindi? Adesso però. Se faccio la mossa a vuoto mi cala la vita, no? Saggio gioco.
Quanto è figo Majima, cazzo, allora. No, ho sbagliato. Che voglia di giocare a River City Girls oppure a River City Ransom, insomma, ho un bel picchiaduro a scorrimento. Poi posso giocare a Street of Rage 4 che ancora lo devo prendere. Uscito ormai da 3 anni con la sua espansione. Questa è la terza volta, vero, che lo facciamo. Vabbè che i boss sono tutti di fila in verità, perché Bacchus dura veramente poco. Adesso basta che lì Lau Kan non faccia delle mosse straordinarie. Ci abbiamo 4 vite, siamo messi bene. Guarda quel gioco che ti tieni premuto, ti veniva a caricare, mi sa, Cadillac and Dinosaur. No, sa Final Fight. Ahia. Ma meglio che mi ha disarmato, perché adesso noi lo giochiamo così. Abbiamo concatenato una presa all'hitstand. No, ti giuro, nel gioco originale non è così semplice fare questa mossa dell'hitstand, cioè a me non veniva così bene da secoli. O che io sono migliorato se utilizza lo stesso. Ahia, vedi, mi sono distratto, volevo fare il bullo invece. Oh, perché. Ah! Non mi faceva la mossa speciale perché avevo poca vita, giustamente. Posso entrare dentro quel coltellino? Me l'ha tenuto? No. Come dicevo, anche per testare, ho fatto de delle GIF in pixel art per quando qualcuno si iscrive oppure c'è un raid. Ho scelto di iniziare con queste due perché tanto ancora le donazioni non ce le ho, quindi quello. Posso quell'altro sprite, posso farlo più avanti. Quindi era carino testarlo se qualcuno oggi si iscriveva. Vabbè, pazienza. Aia, vabbè. No, pensavo di averlo preso io. No, ma questo è un maledetto. Sembra martellone di Boris lui, guarda che roba. Sai che forse non ce la faccio? Vabbè, comunque il gioco era questo. 3 volte di fila ti fa fare lo stesso muro, un po' più forte, un po' più difficile, un po' più arduo, un po' più ostico. Sai perché non ce la faccio? Perché sicuro Nishikiyama a 2 vite ce le fa. Vibra pure il pad. Quindi ho fatto bene, dai, ho già usato uno, un joypad finto dell'Xbox. Non so da chi mi è stato donato, ma quello per Mega Drive non ti giuro, non sono riuscito a trovarlo. Ero sicuro di averlo messo qui di quando avevamo fatto quella run con i miei amici a Human Athletics 2, Muckbreaker, no? Ok.
One up, full vita, dai, let's go. Perché qua puoi anche far così, perché sul gioco originale se già facevi due hit non te la contava più, invece a volte ho fatto ta 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 ta, cioè in un senso molto più facile fare questo trick. Diciamo, adesso giochiamo bene, facciamo prima questi, ecco fatti subito. Ostia, ho shottato praticamente. Ah, ero vivo, cavolo, stavo guardando un'altra cosa. Cavolo, guardi, metà vita, no, vabbè, pensavo perdere. Cazzarola, mon. Perché quello... Oh, ma arriva un sacco di gente. Forse non ce la facciamo, vediamo. Ah no, lui ti prende così a priori, non puoi stopparlo. No, caspita. Ok. No, niente, non gli puoi... No, tutta la vita? No, quasi. Niente, ti prende lui. E niente, questo è lo score finale. Basta così, perché tanto il gioco si ripeteva. No, andiamo su le leaderboard. Ah, guarda, c'è un sacco di gente che ha fatto un botto di roba. Player, quando sono? Yamazuma, eccomi qua. Bene, e questo era Streets of Comune. C'ho una piccola chicchetta di sega per uno scherzo, non mi ricordo se era proprio esattamente il pesce d'aprile, così fatto da Empty Clips, e anche per testare la nuova configurazione. Grazie per chi c'è stato, per chi c'è e per chi ci sarà. No, in verità di solito dico per chi c'è, per chi c'è stato e chi ci sarà. Potete recuperare episodi in differita su YouTube. Spero che si sia sentito tutto bene. Il mio amico è andato via subito, ma adesso io mangio, poi me ne vado, mi devo fare il pizzetto, che come non posso andare in giro così, chiaramente. E niente, dai, ci vediamo alla prossima, continuiamo la retrospettiva su Resident Evil, rifacciamo l'uno, ma perché in modalità arrange, e quindi niente, così, buona buona, termina streaming, adios.